a cui partecipate oggi è il quarto appuntamento all'interno del ciclo di webinar dedicato al piano europeo di lotta contro il cancro con focus su seno e polmone. È un ciclo di webinar che vede coinvolti come organizzatori una serie di Europe Direct che vi elencherò tra un attimo. Questa iniziativa ha un obiettivo che riteniamo molto importante, molto significativo, perché si tratta di far conoscere appunto questa azione, questa iniziativa condotta dall'Unione Europea, che ha lo scopo di contribuire alla lotta contro il cancro nell'obiettivo di lungo periodo di costituire una sorta di Europa della salute e quindi di dare all'Unione Europea gradualmente sempre più competenze, sempre più poteri nell'ambito della sanità, al fine naturalmente di proteggere la salute dei propri cittadini, cittadini della Unione Europea. Si tratta di un percorso formativo, didattico e divulgativo che è rivolto ai cittadini, non è rivolto necessariamente a specialisti, per rendere i cittadini appunto sempre più consapevoli dell'importanza che hanno la prevenzione nei confronti di questa malattia e anche per informarli, renderli edotti degli avanzamenti che sono stati fatti in tempi anche recenti nella cura del cancro. Come avrete rapidamente visto dalla slide iniziale che riportava il lungo, abbastanza lungo elenco di webinar su cui poi tornerò tra un attimo, e come avrete intuito, per realizzare un'iniziativa così impegnativa è occorso il contributo di molti soggetti organizzatori. E questi soggetti organizzatori sono degli Europe Direct, una rete di Europe Direct che da molto tempo ormai lavora su vari progetti, su varie iniziative. E questi Europe Direct sono quelli della Università di Chieti, del Comune di Nuoro, della provincia di Verona, di Roma Innovazione operativo presso Formez PA, dell'Università di Siena, del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, del Comune di Venezia, della Regione Emilia-Romagna Assemblea Legislativa, della Provincia di Campobasso e della Regione Lombardia. Come vedete, è una rete abbastanza numericamente cospicua, ma questo è indispensabile per poter lavorare a un progetto che riteniamo essere abbastanza ambizioso. Accanto a questi Europe Direct, che hanno avuto il compito appunto di organizzare questo ciclo di webinar, vi sono poi una serie di partner associati che hanno dato il loro contributo per poter appunto mettere in piedi questa iniziativa. Questi partner che hanno avuto soprattutto la funzione di pubblicizzare, disseminare sui loro rispettivi territori questo ciclo di webinar sono l'Assessorato Politiche Sociali, Terza Età e Invecchiamento Attivo, Sanità, Politiche Abitative, Diritti LGBTQ+ del Municipio Ottavo di Roma Capitale, l'Associazione AMMI, Donne per la Salute, sezione di Trapani, l'Associazione 7 più 1 Ottavo Colle di Roma, il CDE dell'Agenzia Coesione Territoriale, a cui va aggiunto, il CDE è un centro di documentazione europea, va aggiunto il centro di documentazione europea dell'Università di Siena, Diana Onlus, che è un'associazione dei diritti dei non autosufficienti, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, l'Inner Wheel Italia, la sua sezione di Trapani, l'Ordine Ostetrici di Palermo, la Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica Ufficio Europa, la Rete Civica della Salute, soggetto civico del Servizio Sanitario Regionale, e
il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia. Tutti questi partner, ringraziamo tutti questi partner per quello che stanno facendo per diffondere il nostro ciclo sui rispettivi territori. Svolgono anche un'altra funzione alcuni altri partner associati perché consentono il riconoscimento di crediti per coloro che partecipano al ciclo che vi sto presentando. Parlo dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Trapani e dell'Università degli Studi di Palermo, il corso di laurea in infermieristica. Che riconosce appunto una tipologia di crediti per chi partecipa a questi webinar, 0,5 crediti formativi universitari per la frequenza a 3 webinar, un credito formativo universitario per 6 webinar, 1,5 crediti formativi universitari per l'intero ciclo di webinar. Intero ciclo di webinar che potete vedere descritto in questa slide. Dopo quello di oggi vi saranno webinar sulla alimentazione, sull'importanza dello sport e dell'arte, sui finanziamenti europei, sugli aspetti psicologici della malattia, sull'associazionismo a sostegno dei malati e infine abbiamo messo un ultimo webinar previsto per il 18 gennaio, questa è una novità. Che si diffonderà sulla ricostruzione della mammella dopo la malattia. Come sapete, ormai lo sapete abbastanza bene perché siete tutti, e mi rivolgo ai partecipanti ormai adusi a questa procedura. Per iscriversi ai webinar dovete andare nella pagina del sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Vi registrate. Una volta che vi siete registrati, dovete andare sempre ovviamente sulla pagina webinar a eventi PA, lo vedete bene nella prossima slide, e da qui iscriversi al webinar a cui volete partecipare, cliccando sul bottone rosso è tutto abbastanza semplice. I certificati, gli attestati di partecipazione saranno rilasciati un paio di giorni dopo la partecipazione al webinar. Quindi non scrivete ai Europe Direct perché tanto questi webinar vi saranno, scusate, questi attestati di partecipazione vi saranno inviati un paio di giorni dopo la vostra partecipazione. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parleremo di come si curano i tumori con la chemioterapia e l'immunoterapia. È un tema evidentemente centrale, cruciale nell'ambito del nostro ciclo e ne parleranno due illustri studiosi. Attingeremo alla loro sapienza per approfondire le nostre conoscenze su questi temi. Sono Anna Maria Di Giacomo, la professoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Università di Siena, Dipartimento di Oncologia, membro autorevole anche della Fondazione NIBIT, che è l'acronimo di Network Italiano per la bioterapia e l'immunoterapia nei tumori. Parleremo poi di chemioterapia con il professor Marco Russano, un oncologo del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. E infine la dottoressa Paola Raschielli, dell'area Comunicazione Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, ci parlerà, della struttura in cui lavora, che è una struttura di eccellenza per quanto riguarda anche le cure oncologiche. Vi lancio il prossimo webinar del 16 novembre, nel quale parleremo dell'importanza di una corretta alimentazione nelle fasi di prevenzione e di cura dei tumori, sempre a partire dalle ore 10. Ne parleranno i relatori che vedete adesso in questa slide. Io non sono il coordinatore dello Europe Direct di Siena, la coordinatrice dello Europe Direct di Siena è la dottoressa Angelita Campiani, io oggi la sostituisco. Qui vedete tutti i contatti e riferimenti che potete utilizzare per mettervi in contatto con questo Europe Direct, che oggi diciamo presenta questo ciclo di webinar. E ai quali potete rivolgervi nei vostri territori per avere informazioni sulle attività
che si svolgono e sulle attività, più generalmente parlando, della Unione Europea. Io ho concluso la mia presentazione. Passo adesso a introdurvi la professoressa Anna Di Giacomo, che ringrazio infinitamente per la sua disponibilità e per il tempo che ci dedica. La professoressa Anna Di Giacomo, peraltro, è adesso negli Stati Uniti. Parlerà appunto della immunoterapia, nella lotta contro il cancro, e le cedo immediatamente la parola ringraziandola di nuovo per la sua cortese disponibilità. Prego, professoressa. Bene, buongiorno a tutti. Ora, mi scuso, c'è qualche piccolo problema tecnico, io purtroppo non riesco a sentirvi, spero voi mi sentiate bene. E ringrazio gli organizzatori, in particolare il professor Pasquinucci ovviamente per il gradito invito e parleremo insieme in questa mattinata di come trattare, diciamo, con la strategia che in qualche modo ha cambiato per l'oncologia un po' il trattamento dei tumori in generale, e in particolare parleremo di polmone e mammella, che è l'immunoterapia del cancro. Ora, l'immunoterapia del cancro è una strategia che non è recente. E vedete, questa è un po', diapositiva rappresenta un po' l'evoluzione dei trattamenti del cancro già dalla fine dell'Ottocento, dove chiaramente la chirurgia rappresentava la strategia più importante e l'unica realtà disponibile, fino agli inizi del Novecento, quando poi con la radioterapia, successivamente intorno agli anni 40 con la chemioterapia, diciamo, il trattamento del cancro ha, diciamo, migliorato in qualche modo la sua capacità di trattare i pazienti. Quello che è cambiato in questi ultimi decenni è l'avvento di terapie biologiche, vedete dagli anni 80 le terapie target, cioè terapie che sono dirette verso un bersaglio molecolare, anche qui ha portato un'innovazione importante. Cambiamento, diciamo, decisamente epocale è stato quello dell'individuazione di strategie terapeutiche dirette ad attivare in modo più efficace il sistema immunitario. E vedete il 2010 è stato l'anno in cui il primo anticorpo immunomodulante rivolto contro molecole, lo vedremo, che regolano l'attivazione del sistema immunitario contro il tumore, è stato, diciamo, reso disponibile in Italia qualche anno dopo per il trattamento però del melanoma, che citerò, diciamo, in questa presentazione perché è stato il modello ed è ancora oggi il modello per lo sviluppo di questa strategia terapeutica. Che dicevo, non è una strategia recente perché le prime evidenze risalgono proprio agli inizi del Novecento, quando un chirurgo che era appunto Cooley, ma a New York, per la prima volta si rese conto che uno stato infiammatorio a seguito di una infezione post-chirurgica in pazienti che aveva trattato per dei sarcomi, dei tessuti molli, osservava una regressione del tumore. Chiaramente allora non avevamo tutte le conoscenze che abbiamo oggi e quindi dicevo il passaggio appunto alla conoscenza attuale è stato molto lungo, ma chiaramente per fare più breve un po' il nostro, diciamo, la nostra discussione. Accanto alla strategia che appunto, come dicevo, sono più convenzionali, l'immunoterapia si è affiancata in questi anni grazie alle ricerche di diciamo, ricercatori che hanno appunto studiato queste molecole che vedete qui rappresentate. Questa rappresenta un linfocita T, quindi quelle cellule che in qualche modo devono aggredire il cancro. Questa invece è una cellula tumorale. Vedete, tutte queste molecole sono sostanzialmente delle proteine che si accendono o si spengono proprio per attivare o spegnere quando non è più necessaria una risposta del sistema immunitario. E in particolare le due molecole che vedete qui evidenziate, che sono CTLA4 e sono PD1, sono quelle che, diciamo, fisiologicamente spengono la nostra risposta immunitaria quando non è più necessario che si attiva. Questo vale non solo per il cancro, ma vale per qualunque agente estraneo, quindi qualunque infezione chiaramente attiva una risposta immunitaria che poi si spegne grazie a questi meccanismi. Allora, cosa si è pensato? Chiaramente che identificare delle molecole, quindi in particolare sono delle proteine, degli anticorpi che bloccano questa inibizione, riattivasse una risposta efficace contro il cancro. E questo è quello che è stato dimostrato in questi anni.
Questo, come vi dicevo, è opera di in particolare due ricercatori che sono Jim Allison e Tasuku Onjo, che grazie a queste, diciamo, a questa scoperta importante hanno ricevuto nel 2018 il premio Nobel per la medicina. Vi dicevo, il modello per lo sviluppo di questa strategia che ha portato oggi ad applicare praticamente in quasi tutti i tipi di tumore, compreso polmone e mammella, questa strategia, è appunto stato, vi dicevo, il melanoma. Il melanoma che è un tumore della cute, che è il primo appunto ad essere stato in qualche modo studiato, è quello che diciamo. Negli anni, ma grazie anche allo studio del melanoma, ma di tanti tumori, abbiamo compreso, vedete che, e questo per la prima volta era il 2011, dicevo, quando queste conoscenze sono state in qualche modo rese più chiare, note alla comunità scientifica, che vedete questa, diciamo, diapositiva rappresenta una review, insomma, importante di questi due ricercatori, Annan e Weinberg, che periodicamente, diciamo, ogni 10 anni circa, generano questa review che fa il punto su tutte le nuove scoperte, su quelli che sono i meccanismi riconosciuti, diciamo, per lo sviluppo del cancro e quindi che possiamo contrastare. E tra queste, vedete, per la prima volta nel 2011 compare il sistema immunitario, quindi la capacità di attivare il sistema immunitario grazie a queste molecole e questo, vi dicevo, appunto, proprio partendo dal melanoma. Ora, qual è, diciamo, la differenza importante e quello che ha cambiato utilizzando questa strategia, la gestione dei pazienti oncologici? Cosa cambia quando usiamo la chimioterapia, la terapia target, vi dicevo, lo sentiremo dopo anche dalla presentazione del dottor Rossano, rispetto all'immunoterapia? C'è una differenza sostanziale, vedete che è qui rappresentata molto schematicamente, semplicisticamente, ma diciamo il meccanismo è chiaro, cioè il tumore viene direttamente aggredito dalla chemioterapia o della terapia target, agiamo direttamente sul tumore quando o blocchiamo, diciamo, la crescita, la proliferazione del tumore con un farmaco citotossico come la chemioterapia o un farmaco invece a bersaglio molecolare come dicevo la terapia target. Quello che accade quando noi utilizziamo l'immunoterapia invece che abbiamo, vedete, necessità di uno step in più. Non agiamo direttamente sul tumore, agiamo attraverso l'attivazione delle cellule del sistema immunitario che vedete qui rappresentate in verde, che poi una volta attivate riescono a riconoscere il tumore come estraneo e ad aggredirlo, perché il problema fondamentale della incapacità a un certo punto del sistema immunitario di controllare la crescita del tumore è che il tumore sviluppa delle strategie proprio per evadere quella che noi chiamiamo una sorveglianza immunologica e quindi cresce, diciamo, a dispetto della capacità che il sistema immunitario avrebbe di controllarlo proprio perché cambia. E allora abbiamo necessità di attivare questa risposta che deve essere però, efficace e diretta poi a riconoscere il tumore. Ora, questo tipo di, diciamo, differente meccanismo, a cosa porta? Ora vedete, porta al fatto che, e questo succede non solo per i checkpoint che vedete qui rappresentati, CTLA-4, PD-1 o la loro combinazione, perché è la novità, diciamo, degli ultimi anni, cioè combinare questi farmaci. Cosa succede? Quando usiamo queste terapie, proprio perché noi generiamo una risposta infiammatoria che può aggredire il tumore ed infiammarlo, quello che succede, questo dicevo non solo con questi checkpoint, ma anche con i vaccini, per esempio, che sono la strategia di immunoterapia più vecchia, diciamo, che ha avuto alterne vicende, ma non è mai riuscita da sola, proprio perché uno stimolo immunitario debole a, diciamo, diventare una strategia efficace. Cosa accade? Che assistiamo a delle risposte non convenzionali, cioè quando noi valutiamo la risposta all'immunoterapia, proprio perché attiviamo il sistema immunitario e generiamo infiammazione del tumore, vedete, queste freccette indicano che le risposte non convenzionali, cioè quelle in cui il tumore apparentemente sembra crescere, ma poi regredisce, cosa che con la chemioterapia o con le terapie target non accade, diciamo, ovviamente, è legata all'infiammazione che si genera. E questo, vedete, varia a seconda della strategia che usiamo, ma è un elemento importante che ha cambiato molto la gestione del trattamento dei tumori. Quando noi discutiamo con i pazienti dell'avvio di un trattamento, noi li rassicuriamo sul fatto che nelle fasi iniziali del trattamento, purtroppo il tumore può apparentemente crescere per due ragioni, o perché effettivamente non abbiamo attivato in maniera efficace il sistema immunitario, oppure perché in verità abbiamo infiammato il tumore e il radiologo purtroppo quando noi valutiamo diciamo, la risposta mediante la radiologia, diciamo, classica, quindi
generalmente una TC, chiaramente non ci riesce a distinguere qual è l'infiltrato e qual è il tumore. Quindi quello che accade è che noi dobbiamo con molta attenzione valutare queste risposte perché ci troviamo di fronte a questi fenomeni, cioè infiammatori, che in qualche modo poi esitano nella regressione del tumore. L'altro aspetto importante qual è? Chiaramente vi dicevo, attivare il sistema immunitario rispetto a distruggere direttamente la cellula tumorale con la terapia target, o con la chemioterapia è un meccanismo più veloce che vedete, quindi questa è la risposta, diciamo, nel tempo al trattamento, vedete c'è una risposta iniziale, diciamo, veloce. Cosa che invece con l'immunoterapia non avviene, cioè le risposte, questo diciamo cambia in realtà oggi se usiamo una monoterapia con le combinazioni riusciamo ad avere risposte più veloci, però diciamo generalmente noi con l'immunoterapia possiamo aspettarci una risposta che è più lenta rispetto a quella delle chemioterapie e delle terapie target, ma la differenza sostanziale qual è? Che mentre con la chemioterapia e le terapie target purtroppo per fenomeni di resistenza la risposta dura diciamo meno, con l'immunoterapia, quello che diciamo ha cambiato effettivamente il trattamento di molti tumori è che noi riusciamo a rendere lungo sopravviventi una quota importante di pazienti. Perché? Perché quando attiviamo efficacemente una risposta contro il tumore, questa risposta si mantiene. A volte anche quando sospendiamo i trattamenti, oggi abbiamo tanti dati, diciamo, a follow-up nel melanoma, vi ripeto perché è quello più lungo, ma anche per il polmone, questi dati, diciamo, sono già interessanti, che anche quando sospendiamo la terapia nei pazienti che hanno beneficio, questo beneficio si mantiene a distanza di anni e questo chiaramente con le altre strategie terapeutiche non è possibile. Quindi il vantaggio sostanziale di questa strategia è che potenzialmente noi riusciamo ad allungare in modo significativo la sopravvivenza dei nostri pazienti proprio perché l'effetto del trattamento dura a lungo termine e il sistema immunitario riesce a generare una memoria che in qualche modo evita, in molti soggetti, purtroppo non in tutti, che il tumore possa riattivarsi o ripresentarsi. Qual è l'altra faccia della medaglia, ovviamente, che differenzia sostanzialmente la chimioterapia, le terapie target all'immunoterapia e diciamo, gli effetti collaterali di questi trattamenti? Perché, vedete, come questa diapositiva ci dice, sostanzialmente quello che accade quando noi attiviamo una risposta immunitaria contro il tumore è che ovviamente, diciamo, possiamo generare infiammazione praticamente, vedete come, rappresenta questo cartoon, in qualunque organo tessuto. Perché? Perché i linfociti che sono diretti contro il tumore possono chiaramente dirigersi contro i tessuti sani e questo ha richiesto nel tempo sicuramente di migliorare la nostra capacità di gestire questi effetti collaterali. Oggi esistono linee guida chiaramente ben codificate, tra l'altro sappiamo ecco, ovviamente che alcuni eventi sono molto frequenti, vedete qui rappresentati il rash cutaneo, quindi il prurito, l'eritema, piuttosto che la tossicità epatica che poi si manifesta spesso con incremento degli enzimi epatici, la diarrea, la colite, la tossicità endocrina, quindi a carico della tiroide e dell'ipofisi, sono diciamo, le tossicità più frequenti, poi abbiamo tossicità più rare come le polmoniti, le tossicità neurologiche. E quello che diciamo è sicuramente chiaro, perché oggi, come vi dicevo, ormai è più di un decennio che usiamo questi farmaci, che abbiamo capito è che ponendo il paziente al centro, noi per gestire questi trattamenti abbiamo necessità di un team multidisciplinare, dove team multidisciplinare significa coinvolgere attivamente tutti gli specialisti che sono, diciamo, in qualche modo necessari per gestire al meglio, da un lato le tossicità, ma dall'altro anche la caratterizzazione della risposta al trattamento, quindi radiologi, patologi, quindi diventa assolutamente cruciale per l'oncologo, vedete, circondarsi, come ci rappresenta questa diapositiva, tutte le figure che sono coinvolte, ma non ultimo, vedete, il paziente, perché il paziente che è consapevole di tutto ciò, cioè consapevole che la malattia all'inizio può, diciamo, apparentemente progredire, oppure che possono manifestarsi degli eventi infiammatori che chiaramente è importante interrompere più precocemente possibile col trattamento più adeguato, diventa ovviamente più consapevole e quindi ci aiuta e aiuta chiaramente la gestione del trattamento perché questo esiti nel migliore risultato, cioè migliori decisamente la sua sopravvivenza a fronte ecco, anche di una buona qualità di vita, perché questo è l'altro aspetto fondamentale.
Mi dicevo, se questa strategia, diciamo, è effettivamente, molto diversa ed ha cambiato molto, diciamo, il trattamento del cancro, vedete, questo, come vi dicevo, non è avvenuto, ecco, così velocemente come ve lo mostravo. Questa diapositiva rappresenta, appunto, vedete, dalla fine dell'Ottocento e le prime evidenze di William Cooley, nei, appunto, sarcomi, poi ha, diciamo, l'identificazione di trattamenti che vi dicevo non hanno mai impattato in modo significativo, dalle citochine, l'interleuchina, l'interferone, per arrivare, come dicevamo, al 2011 con l'approvazione del primo anticorpo. Vi dicevo, dal melanoma, però, vedete, ora questa non è neppure aggiornata perché l'aggiorniamo praticamente costantemente. All'inizio dell'anno abbiamo avuto nuove indicazioni, però vedete che poi successivamente il tumore del polmone, il tumore del rene, tumori gastrointestinali, piuttosto che le combinazioni di questi farmaci, non ultimo appunto il tumore della mammella, in particolare triplo negativo, è stato, diciamo, nei tumori della mammella quello che abbiamo dimostrato può beneficiare dal trattamento di immunoterapia, è proprio perché potenzialmente, diciamo, questa strategia ha la capacità di riattivare in ciascuno di noi il sistema immunitario e quindi potenzialmente può essere applicata, diciamo, in qualunque tipo di tumore. Chiaramente però ci sono delle differenze, ne parleremo fra poco, anche che rendono ragione del fatto che non tutti i tumori hanno lo stesso beneficio. Molto è cambiato in tanti tumori, ma ancora abbiamo tanti tipi di tumori, per esempio tumori del pancreas, diciamo tumori, alcuni tumori ginecologici, che beneficiano di meno del trattamento e quindi si stanno studiando tutti quei meccanismi che, diciamo, in qualche modo limitano l'efficacia di questa strategia. E vi dicevo, il melanoma è stato, ecco, solo per darvi qualche numero, un modello, ecco, per lo sviluppo di questa strategia. Queste curve sostanzialmente rappresentano, diciamo, sono state generate nell'ambito di uno studio internazionale multicentrico in cui pazienti con una malattia metastatica hanno ricevuto la combinazione di due anticorpi diretti contro CTLA-4 e contro PD-1, che sono nivolumab e ipilimumab, verso le monoterapie. E quindi quello che, diciamo, è importante è sottolineare come il 56% dei pazienti a circa 7 anni è vivo e, diciamo, in molti casi libero da malattia. Come vi dicevo, stiamo accumulando dati a lungo termine che ci dicono che una quota importante dei nostri pazienti riesce a diventare lungo sopravvivente. L'altro dato importante che col melanoma abbiamo compreso è, vedete, questa diapositiva rappresenta tre studi, diciamo uno americano, uno australiano e uno che abbiamo condotto in Italia nell'ambito della Fondazione NIBIT, che hanno con l'avvento dell'immunoterapia superato un altro, diciamo, dogma, che era quello che questi farmaci non potessero funzionare nel sistema nervoso centrale. Come sapete, il melanoma, ma anche il tumore del polmone, il tumore della mammella, sono oggi i tumori che sviluppano in più del 50% metastasi cerebrali, che per noi rappresentano purtroppo una condizione che ha una prognosi più sfavorevole di qualunque malattia metastatica. E quindi, partendo dal melanoma, abbiamo dimostrato che tra il 40 e il 50% dei pazienti diventano anche qui lungo sopravviventi quando utilizziamo una combinazione di monoterapia e immunoterapia. Quindi, recentemente abbiamo presentato ad ESMO i dati, appunto, del nostro studio italiano, proprio che dimostra che a 7 anni il 43% dei pazienti è ancora vivo e vedete, molti di questi non hanno ricevuto altri trattamenti ed hanno anche interrotto le terapie. Quindi, come vi dicevo, questo significa che noi effettivamente, ora, noi utilizziamo sempre con molta cautela, diciamo, nei pazienti con la malattia metastatica il termine cura, però probabilmente per alcuni pazienti, e questo lo vedremo nei prossimi anni col follow-up più a lungo termine, ma già 7 anni sono un dato per noi eccezionale in questa popolazione, ci dice che effettivamente noi riusciamo a impattare in modo significativo sulla sopravvivenza, quando prima dell'avvento di questi farmaci la sopravvivenza media di questi pazienti era purtroppo circa 6 mesi, quindi la maggior parte dei pazienti moriva prima di un anno. Quindi questo è decisamente cruciale. Da questo dato abbiamo generato dati interessanti anche nel tumore del polmone, anche qui con la combinazione di ipilimumab e nivolumab, che nei pazienti in particolare asintomatici, quindi nelle fasi più iniziali della malattia encefalica, possono beneficiare anche nel tumore del polmone di questa strategia terapeutica.
Come vi dicevo, il tumore del polmone è stato quello che dopo il melanoma ha, diciamo, avuto rapidamente beneficio nella malattia metastatica. Quello che sta succedendo in questi ultimi, diciamo, anni è quello di aver dimostrato, anche combinando alla chemioterapia, all'immunoterapia, quindi vedete, questo è uno studio importante pubblicato lo scorso anno, che ci dice che nei pazienti con tumore del polmone resecabile, ma che, diciamo, avanzato nel momento in cui localmente, quando noi lo diagnostichiamo, fare un trattamento prima della chirurgia, quindi quello che noi generalmente chiamiamo trattamento neoadiuvante, ci consente di ridurre significativamente il carico del tumore. In alcuni casi i pazienti proprio ottengono una regressione completa quando il chirurgo va a rimuovere la malattia, e vedete, questo significativamente migliora rispetto alla sola chemioterapia. Quindi anche nelle fasi iniziali, quello che sta accadendo del tumore polmonare, riusciamo a utilizzare una strategia di immunoterapia. Analogamente, vedete, nei tumori tripli negativi, parliamo di tumore della mammella questa volta, riusciamo a utilizzare l'immunoterapia, diciamo, con questa volta un anticorpo anti-PD1, quindi immunoterapia, e rispetto, diciamo, invece al trattamento di chemioterapia, vedete che la quota di pazienti che è viva e libera da una progressione della malattia è decisamente superiore. Quindi utilizzare l'immunoterapia anche nelle fasi precoci, dicevo, non solo nella malattia metastatica, sia nel polmone che nella mammella, ma anche nelle fasi più iniziali, decisamente, diciamo, migliora, la sopravvivenza, dei pazienti affetti da un tumore triplo negativo. Quindi, diciamo, i successi ottenuti appunto in questi anni, li abbiamo traslati anche in queste patologie, e chiaramente anche nel melanoma abbiamo questo dato. Vedete, questo è un dato, che, diciamo, è stato recentemente presentato anche qui, che ci dice che se utilizziamo il trattamento di immunoterapia prima di rimuovere la malattia, rispetto a fare semplicemente un trattamento adiuvante, cioè un trattamento che si fa invece dopo la chirurgia, noi riusciamo a migliorare significativamente la sopravvivenza di questi pazienti. Quindi, diciamo, il cambiamento rispetto agli ultimi 4-5 anni è stato che dalla malattia metastatica stiamo traslando questa strategia nel trattamento, diciamo, delle fasi più precoci della malattia. Ancora, diciamo, quello che abbiamo capito è che ci sono alcuni tumori che hanno delle caratteristiche, diciamo, diverse, delle caratteristiche genetiche, che fanno sì che, diciamo, il tumore possa rispondere. E questo, vedete, è, diciamo, una diapositiva che rappresenta i tumori che hanno questa che noi definiamo instabilità dei microsatelliti, cioè hanno sostanzialmente un difetto di meccanismi che fisiologicamente riparano il danno che il DNA subisce. Quindi cosa fanno queste cellule tumorali in questi tumori, che sono prevalentemente i tumori dell'endometrio, ma anche i tumori dello stomaco, tumori del colon? Succede chiaramente che questi tumori accumulano delle mutazioni. Ora, accumulando delle mutazioni, quello che succede è che si generano delle proteine, quindi che noi definiamo neoantigeni, cioè proteine che in qualche modo differiscono da quello che è, diciamo, sono le cellule normali, e quindi che il sistema immunitario riconosce come strane. E questo è il motivo per cui, quando in questi tumori che hanno appunto questa caratteristica genetica, cioè questa instabilità dei microsatelliti, hanno una migliore risposta. E questo, vedete, diciamo, ha portato alla prima approvazione cosiddetta agnostica dell'immunoterapia, cioè indipendentemente dal tipo di tumore, il tumore che ha questa caratteristica, cioè un'instabilità dei microsatelliti, è un tumore che può rispondere meglio all'immunoterapia. Da qui i dati appunto che vi mostro. Questo, vedete, è il primo dato già di qualche anno fa generato con un anticorpo anti-PD1 nei tumori del colon. Vedete che rispetto alla chemioterapia, come cambia in modo significativo, queste due curve, ecco, si separano in modo importante, dimostrando che, diciamo, e qui siamo ormai, il follow-up è quasi a 5 anni, con una differenza decisamente significativa rispetto a usare la chemioterapia in questi pazienti. Ancora, questi sono invece, vedete, tumori del colon che ricevono un trattamento neoadiuvante. Queste barre azzurre identificano sostanzialmente quanto il tumore è regredito, sostanzialmente, a fronte di un trattamento prima della chirurgia. Vedete, praticamente qui arriviamo quasi al 100%, quindi il 95% ha ricevuto una regressione quasi completa
in molti casi completa, vedete, in circa il 67% dei casi, e quindi ovviamente questo significa, diciamo, lo stiamo vedendo e lo vedremo sempre più nei prossimi anni, che rimosso il tumore, questi pazienti avranno a lungo termine, diciamo, una migliore sopravvivenza e peraltro, diciamo, avranno ottenuto una risposta completa, in molti casi, che dicevo chiaramente poi si traduce in un beneficio a lungo termine. E questo ancora è l'esempio del tumore del retto con queste caratteristiche. Vedete, anche qui questi erano un gruppo di pochi pazienti, ma sapete che normalmente i tumori del retto vengono sottoposti, quando localmente avanzati, a chirurgie che sono molto demolitive, che peggiorano significativamente la qualità di vita di questi pazienti. E vedete invece anche qui queste barre colorate ci dicono che il 100%, cioè tutti i pazienti che noi abbiamo trattato con questa strategia, c'è cioè un anticorpo anti-PD1 perché avevano questo difetto dei meccanismi di riparo per un tumore localmente avanzato del retto, non hanno diciamo, ricevuto chirurgia. Praticamente hanno avuto una regressione completa della malattia e quindi hanno evitato tutte le sequele, le complicanze che da questa derivano. Chiaramente, come vi dicevo, questo rappresenta una piccola percentuale, però per questi pazienti utilizzare questa strategia decisamente fa la differenza e quindi è importante oggi testare anche questa, diciamo, in varie fasi a seconda del tipo di tumore, questa strategia. Infatti ancora, vedete, tanti studi hanno cercato di vedere quanti sono i tumori. Questo era un altro studio di tumori solidi, messi tutti insieme, in cui c'erano tumori dell'endometrio, tumori anche dei sarcomi, quindi diciamo tumori dei tessuti molli, piuttosto che tumori del colon, che in qualche modo ottenevano, vedete, una risposta molto duratura. Qui il 70% dei pazienti che ha ottenuto una risposta obiettiva mantiene questa risposta. E quindi ha beneficio a lungo termine. In ultimo, il dato, diciamo, più recente di questa popolazione di pazienti è quello dei tumori dell'endometrio, che sono fra i tumori che hanno più frequentemente questa caratteristica, in cui sappiamo che spesso il trattamento di chemioterapia, radioterapia non migliora significativamente la sopravvivenza. Questo è un dato recente che ha portato FDA già da un po', EMA e più recentemente anche AIFA ad approvare questa strategia anche nei tumori dell'endometrio, in cui vedete la sopravvivenza decisamente è importante se i pazienti ricevono per questa caratteristica genetica un trattamento di immunoterapia. Quindi questo decisamente in questo tipo di tumori ha cambiato e sta cambiando sempre più il trattamento, perché quello che si sta facendo è cercare di spostare, come vi dicevo, poi nelle fasi più precoci, anche con strategie di combinazione, proprio per non solo indurre una regressione del tumore, ma far sì che questo beneficio si mantenga a lungo termine. E vi dicevo all'inizio, questo purtroppo con la chemioterapia da sola non accade. Dicevamo quanto impatta questa terapia sulla qualità di vita, proprio perché ha, diciamo, un meccanismo d'azione diverso, genera eventi infiammatori. Impatta decisamente bene, nel senso che, ecco, vi riporto un paio di esempi. Questo è il dato relativo ai pazienti con metastasi cerebrali che ricevevano la doppia combinazione di due farmaci. Significativamente abbiamo dimostrato che la qualità di vita non solo non peggiora, ma rispetto a usare la chemioterapia o diciamo, una combinazione con un solo farmaco immunoterapico, quando usiamo una combinazione di due farmaci, la qualità di vita viene più preservata. Quindi decisamente, diciamo, anche questo aspetto che sappiamo per i nostri pazienti è fondamentale quando li trattiamo è mantenuto. E questo ancora, diciamo, è relativo allo studio che vi mostravo prima sui pazienti con tumore ad alta instabilità microsatellitare. Vedete, anche qui questo grafico ci dice che sostanzialmente la qualità di vita non peggiora. Quindi questi pazienti vengono trattati a volte anche per lungo tempo, perché la differenza anche, diciamo, nella tossicità fa sì che i pazienti che non hanno tossicità rilevante a volte hanno ricevuto per anni questi trattamenti e ricevono per anni i trattamenti senza avere un impatto negativo sulla qualità di vita. Concludendo un po' questa presentazione, ora citavo prima il fatto che quello che vi mostravo in alcuni tipi di tumore non accade ovviamente per tutti. Ora vedete questa diapositiva, questa curva di sopravvivenza ci dice che se, diciamo, al meglio delle nostre conoscenze noi oggi possiamo ottenere in circa un 50% dei pazienti, diciamo in particolare nel melanoma, una regressione del tumore che poi diventa duratura, vedete in azzurro c'è ancora un 50% che può diventare il 70% anche in alcuni
alcuni tumori che purtroppo questo beneficio in qualche modo o non ce l'ha dall'inizio oppure lo perde. E allora cosa abbiamo dimostrato in questi anni? Sostanzialmente che certamente quando noi utilizziamo l'immunoterapia abbiamo la necessità di diciamo, attivare, come vi dicevo all'inizio, una risposta immunitaria contro il tumore, ma abbiamo anche compreso che ci sono tutta un'altra serie di attori che, diciamo, di cui dobbiamo tenere conto. E quindi il microambiente in cui il tumore cresce, il microbiota, appunto, di cui sicuramente avete tanto sentito parlare, che influenza molto la risposta immunitaria contro il tumore, ma anche il tumore stesso, che sostanzialmente, come vi dicevo prima, cosa fa? Cambia e riesce a modificarsi per rendersi meno visibile al sistema immunitario. Allora, le strategie che stiamo pensando sono tante, ovviamente non c'è il tempo di sostanzialmente di trattarle tutte, quindi ovviamente mi fermerei qui col messaggio che ovviamente quello che è cambiato in questi anni è che sicuramente siamo riusciti con l'immunoterapia a trattare tanti tumori, melanoma, tumore del polmone, mammella, ma anche il rene, tanti tumori. Ecco, ora vedevo che c'era qualche domanda ovviamente che si affacciava appunto tra cui ecco perché i tumori endocrini, i tumori del pancreas non rispondono, proprio per questi meccanismi appunto che sto citando, cioè alcuni tumori hanno di per sé un sistema immunitario che è cosiddetto freddo, cioè non hanno l'espressione di checkpoint, non hanno ecco, un alto carico mutazionale, quindi hanno delle caratteristiche che sono già sfavorevoli per attivare una risposta immunitaria. Quindi quando noi la attiviamo diciamo col sistema, con i farmaci che abbiamo a disposizione non riusciamo ad attivarla, ma perché? Perché si innescano tutta una serie di meccanismi che riguardano il microambiente, riguardano il tumore e questo, ripeto, rende ragione del fatto che ovviamente abbiamo necessità ancora di lavorare molto, di identificare nuove strategie, in particolare in quei tumori che oggi non riusciamo a trattare efficacemente. E con questo mi fermerei. Bene, io ringrazio infinitamente la professoressa Anna Di Giacomo, le siamo tutti molto debitori per la chiarezza e l'interesse del suo intervento, veramente molto molto apprezzabile. Dopo aver ringraziato veramente molto la professoressa Di Giacomo, devo fare anche una piccola integrazione alla mia presentazione introduttiva, perché per i misteri che spesso circondano il webinar. Non ho visto il video iniziale. Il video iniziale è una canzone a tutti voi nota, a molti di voi nota, Comfort of the Numb dei Pink Floyd. È stata scelta dalla dottoressa Salvi, e come al solito è molto congrua, diciamo, rispetto al tema di cui parliamo, perché, come forse sapranno gli amatori di quel gruppo, della musica in generale, quella canzone è una trasposizione artistica di un incidente occorso ad uno dei membri di quella storica band musicale. Bene, dopo questa integrazione, introduco il nostro successivo speaker, che è il dottor Marco Russano, che, come vi ho già detto nella introduzione, è un oncologo del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Ringrazio moltissimo anche lui, ringrazio moltissimo anche il dottor Russano per il tempo che ci dedica e per aver accettato l'invito. Siamo molto molto contenti di averlo tra di noi. Il dottor Russano ci parlerà di un'altra terapia a cui ha fatto riferimento anche la professoressa Di Giacomo, ovvero la chemioterapia. E l'intervento del dottor Russano sarà in una forma di dialogo con chi vi parla, e vorrei iniziare a sollecitare il dottor Russano con un paio di domande di tenore generale. Diciamo che partiamo un po' dal generale per poi scendere più sullo specifico. E la prima domanda, le prime due domande che vorrei porgere al dottor Russano sono: che cosa si intende per chemioterapia?
e quali sono le modalità di trattamento chemioterapico e quando questo trattamento viene proposto ai pazienti che si rivolgono ad un oncologo per un problema di questo genere. Prego. Buongiorno a tutti, spero possiate darmi un rapido feedback qualora mi Sì, la sentiate sentiamo molto mediante bene. webcam. Perfetto, la ringrazio professor Pasquinucci per l'introduzione, sono anche felice di seguire alla relazione della professoressa Di Giacomo che saluto con affetto perché è stata mia tutor sull'immunoterapia in una breve parentesi lavorativa lì nel suo centro. Oggi però parlerò per l'appunto di chemioterapia e volendo rispondere alla sua domanda, inizio innanzitutto col dire, come già accennato da chi mi ha preceduto, che chemioterapia è solo una delle strategie di cura contro il tumore. Per fortuna oggi i pazienti oncologici possono avvalersi di altre terapie sistemiche, come le terapie target, l'immunoterapia appunto, ma anche l'ormonoterapia, nonché terapie loco-regionali, quale la chirurgia, qualora l'intento sia curativo o anche la radioterapia, altra ancora procedure di radiologia come la crioblazione e la termoablazione. Ciò detto, però, la chemioterapia rimane ancora oggi il trattamento antitumorale più utilizzato. Ora, il termine chemioterapia in realtà fu introdotto per la prima volta agli inizi del XIX, del XX secolo, in realtà con l'intento di indicare degli agenti chimici volti a debellare le malattie infettive. È solo verso gli anni 60-70 che il termine fu coniato per indicare invece quelle sostanze sintetiche volte a debellare le cellule tumorali, con l'obiettivo quindi di inibire la proliferazione del tumore, nonché anche i processi di invasione e di metastatizzazione. Volendo semplificare il meccanismo d'azione, qui vedete rappresentate cellule tumorali e cellule sane. Quando esposte a questi farmaci chemioterapici, muoiono le une, ma muoiono anche le altre. E questa è un po' la caratteristica principale della chemioterapia. Purtroppo non è un trattamento altamente selettivo e specifico nei confronti delle cellule tumorali, perché va ad inibire diversi possibili meccanismi che stanno alla base della crescita tumorale e che sono qui variamente rappresentati, da cui poi dipende anche la classificazione delle stesse chemioterapie. Possono cioè interagire con i meccanismi del DNA cellulare o inibire la mitosi, quindi la divisione delle cellule o la replicazione del DNA o i meccanismi di sintesi proteica. Questo non perché i meccanismi di azione dei singoli chemioterapici debbano essere noti più, ma perché vi dà l'idea di come, quando parliamo di chemioterapia, noi non parliamo affatto di un unico farmaco, di due farmaci, neanche di 10, bensì di decine di possibili farmaci, ciascuno caratterizzato da un proprio meccanismo d'azione, nonché da un proprio profilo di tossicità e quindi efficace indicazione terapeutica. Rimane vero quanto i più sanno, cioè che la chemioterapia è generalmente un trattamento che viene infuso in vena. A volte i chemioterapici possono anche essere combinati. Noi spesso utilizziamo regimi di polichemioterapia che vengono effettuati mediante infusioni endovenose con cadenze settimanali piuttosto che bisettimanali o trisettimanali, i cosiddetti protocolli terapeutici che realizzano i noti cicli di chemioterapia. Ma negli ultimi anni sono state ideate anche delle formulazioni orali. Alcuni chemioterapici, come la vinorebbina, la capecitabina e altre ancora, possono essere assunti per bocca con quella che è la modalità metronomica. Questo consente al paziente di ricevere la minima dose di farmaco, di assumerla quotidianamente, mantenendo una potenziale efficacia e minimizzando invece il rischio di eventi collaterali. È invece un po' un trattamento di nicchia quello che si fa con la chemioterapia locale, cioè applicazioni intralocali sono possibili, ma non così di routine nella pratica clinica, a livello ad esempio intratecale piuttosto che peritoneale. Quando parliamo di chemioterapia dobbiamo anche ricordarci che oggi la maggior parte dei tumori, quindi la maggior parte dei pazienti, è effettivamente trattata con la chemioterapia, eventualmente combinata anche ai trattamenti innovativi. Ad oggi solo due neoplasie effettivamente possono essere trattate senza chemioterapia, e queste sono il tumore del rene, ma anche i tumori cutanei, specie il melanoma di cui ha parlato la professoressa Di Giacomo, dove fa da padrone effettivamente l'immunoterapia e le terapie target.
Di conseguenza, la maggior parte dei tumori e anche quelli ad elevato impatto epidemiologico, come ad esempio il tumore mammario e i tumori polmonari su cui ci focalizziamo, in essi la chemioterapia ha effettivamente un ruolo importante. E per rispondere in ultimo alla sua domanda, quando parliamo di chemioterapia, la chemioterapia può essere proposta in diversi setting, nel setting che noi definiamo neoadiuvante, cioè prima dell'eventuale intervento chirurgico. In questi casi i pazienti hanno una neoplasia operabile, quindi non metastatica, e la chemioterapia prima della chirurgia può rendere il tumore operabile o preservare le funzioni d'organo, ma può essere effettuata anche in adiuvante, cioè dopo l'intervento chirurgico, con l'obiettivo ovviamente di uccidere le cosiddette micrometastasi. In altri termini, quando il paziente viene operato per il tumore, l'oncologo può stimare il rischio che possa esserci una qualche cellula che aveva abbandonato il tumore di origine, che era già nel letto ematico e che quindi possa essere causa di recidiva tumorale a distanza. In questi casi, nel setting adiuvante, l'adiuvante, la chemioterapia ha quindi un ruolo nell'ottimizzare il processo di guarigione. Non si può dire lo stesso quando abbiamo malattia avanzata o metastatica, solo raramente lì l'intento è curativo, nella stragrande maggioranza dei casi l'intento invece è palliativo, cioè quello di controllare i sintomi di malattia, ma anche e soprattutto prolungare la sopravvivenza. Le ripasso la parola, professore. Bene, grazie, grazie, tutto molto chiaro. Questa, diciamo, era una risposta a una domanda di natura definitoria, se così vogliamo dire. Tutti sappiamo, anche coloro che non sono, diciamo, esperti di questi temi, che la chemioterapia è considerata una terapia tossica con elevati livelli di tossicità. Allora, quali sono i principali eventi avversi che si registrano in chi è costretto a ricorrere a questa terapia e diciamo se ci sono strumenti che possano limitarne l'insorgenza o anche la gravità, le forme più acute, diciamo. La ringrazio per la domanda perché mi permette di stigmatizzare un po' in questa sede l'equazione per cui la chemioterapia sia necessariamente tossica e quindi cercare di influenzare un po' l'opinione comune secondo cui fare chemioterapia significa fare un trattamento necessariamente pericoloso. Ma non posso negare che la chemioterapia è tendenzialmente un trattamento potenzialmente tossico e che abbia uno spettro quantomai variegato di effetti collaterali. Il principio base su cui si basano gli effetti collaterali è che la chemioterapia, non essendo effettiva nei confronti delle cellule tumorali, perché va ad inibire le cellule ad alta proliferazione ed elevato turnover, può quindi ovviamente andare a inficiare su tessuti sani caratterizzati da un'elevata crescita cellulare, primi fra tutti il tessuto gastrointestinale e quello mieloemopoietico. Quindi parliamo di tossicità che possono interessare qualsiasi tratto del sistema gastrointestinale, dalla bocca, quindi la mucosite, allo stomaco, quindi gastriti, nausea e vomito, ma anche intestino, quindi diarrea e stitichezze. Le tossicità midollari sono quelle per cui la chemioterapia può effettivamente causare anemia, ma abbassamento anche dei globuli bianchi e delle piastrine. È un'altra caratteristica, quella dell'elevata proliferazione cellulare, è quella che si realizza nel follicolo prolifero. Ecco perché la chemioterapia può causare alopecia. E su questo solo una piccola riflessione, perché l'alopecia è un effetto collaterale che può non creare problemi di natura organica, ma può essere un'esperienza altamente traumatica per i pazienti, soprattutto le donne. Quindi va sempre trattata con estrema sensibilità e delicatezza perché le pazienti possono addirittura arrivare a rifiutare la chemioterapia se questa causa alopecia. Quindi bisogna essere molto chiari nella comunicazione. Non necessariamente la chemioterapia possa causare alopecia, che l'alopecia possa essere transitoria, che ci sono ad oggi anche dei rimedi non infallibili, ma che si può in qualche modo combattere anche questo tipo di tossicità. E poi ci sono tossicità sicuramente meno frequenti, che appartengono però ad alcune classi di farmaci, come la cardiotossicità delle antracicline, cui di sovente sono sottoposte le donne affette da tumore mammario, ma anche le neurotossicità, che generalmente si manifestano come neuropatia assonale periferica, in altri termini formicolia a carico di mani e piedi, o la sindrome manipiedi, che invece è una tossicità cutanea che può causare desquamazione. Sono tossicità note ormai da tempo,
Che cosa è cambiato? Che probabilmente siamo diventati più bravi a gestirle o a prevenirle. Io qui in questa slide ho indicato per ogni tossicità i rimedi attuali, sostanzialmente i rimedi farmacologici, quali gli antimicotici per le micosi, i fattori di crescita per evitare l'abbassamento dei globuli bianchi, l'eritropoietina per l'anemia, gli steroidi per i processi infiammatori, gli antiemetici per prevenire o controllare nausea e vomito. Di recente sono stati introdotti in alcune aziende ospedaliere, tra cui anche il mio centro, il casco per l'alopecia. La buona notizia è che effettivamente vi è una maggiore diffusione di questi dispositivi nei centri oncologici. È un casco dotato di un sistema refrigerante, in altri termini, causa il raffreddamento del cuoio capelluto, ma che deve essere iniziato diversi minuti prima dell'infusione della chemioterapia e mantenuto per un paio d'ore dopo. L'obiettivo è quello di causare la vasocostrizione a livello del cuoio capelluto e quindi di impedire una maggiore esposizione agli agenti tossici, quindi la chemioterapia del follicolo polifero. La brutta notizia è che non sono un particolare fan di questo dispositivo perché onestamente non possiamo mai garantire che sia effettivamente una misura quanto mai efficace, però molto spesso le pazienti lo chiedono ed è giusto dare loro la possibilità di utilizzarlo. Le tossicità poi possono cambiare anche per tempo di insorgenza, possono essere acute o insorgere dopo giorni o addirittura dopo mesi, ma possono cambiare soprattutto per severità, perché possono essere tossicità lievi o possono essere tossicità tanto gravi o addirittura, ma questo sono evenienze più uniche che rare, possono essere addirittura causa di decesso del paziente. Ne approfitto perché ho impiegato diverso tempo per trovare queste immagini, perché se uno clicca online immagini di chemioterapia, tipicamente 9 volte su 10 trovi un paziente rappresentato senza capelli, magari la faccia contrita che riceve la chemioterapia. Ringrazio l'autore di questo disegno perché effettivamente è quello che vediamo molto spesso nelle sale terapie. I pazienti possono stare bene con la chemioterapia. Riconosco che possa essere un trattamento tossico, ma non è veleno, la chemioterapia è cura, solo potenzialmente tossica, e mi sono preso la licenza di modificare un po' il vostro motto da Nothing is possible a No Toxicity is possible, nel senso che ci sono pazienti che possono effettivamente stare bene o addirittura meglio grazie alla chemioterapia, specie quando questa è efficace nei confronti del tumore. No, la ringrazio per questa dimostrazione di creatività che non ho apprezzato molto, abbiamo apprezzato tutti molto, e la ringrazio anche per aver introdotto la questione, diciamo, psicologica. Lei ha fatto riferimento alla perdita dei capelli, ad altri effetti che la chemioterapia può avere sul corpo delle persone, e di questo parleremo in un altro webinar dedicato appunto anche a questi temi che naturalmente sono molto importanti per chi è costretto a subire queste terapie. Ora, il nostro ciclo di webinar, come sanno le persone che ci stanno ascoltando e come sa anche lei, ha due focus, il primo dei quali è sul tumore al polmone. E allora la domanda congrua, coerente con il tema generale di questo ciclo è: quand'è che la chemioterapia viene proposta nel caso appunto di un problema di questo genere a quest'organo, al polmone? Ah, quando si parla di neoplasia polmonare, generalmente le introduzioni non sono mai troppo felici, sia perché è un tumore ad alta incidenza, il secondo per incidenza nel mondo e fa seguito solo della mammella, ma è la prima causa di morte per neoplasia. E lo è nel mondo, ma lo è anche in Europa o nel nostro paese, anzi, lo è tanto più nei paesi industrializzati dove incidono maggiormente i fattori di rischio come gli inquinanti ambientali, ma soprattutto il fumo di sigaretta. E visto che in questo ciclo di webinar si parla di prevenzione, vi dà l'idea di quanto positivamente possa impattare l'astensione dal fumo di sigaretta, quindi la prevenzione primaria o una diagnosi precoce, quindi la prevenzione secondaria. Cercherò di essere rapido per brevità, senza parlare troppo il medichese, ma di fatto ciò che è cambiato negli anni è che noi abbiamo imparato che non tutti i tumori del polmone sono uguali. Per
è che una prima distinzione di tipo istologico, cioè noi abbiamo due importanti classi di neoplasie polmonari, quella a piccole cellule, altrimenti noto come microcitoma, e quello non a piccole cellule. Nell'ambito dei tumori non a piccole cellule si identificano altre istologie come l'adenocarcinoma, che oggi è l'istologia più frequente, ma anche le neoplasie squamose. Questo lo dico perché quando abbiamo una diagnosi di tumore non a piccole cellule andiamo a ricercare anche in livelli successivi eventuali mutazioni geniche. Questo è importante perché alcune mutazioni geniche, definite anche drivers oncogenici, possono essere bersagli di terapie targeted. Quando noi abbiamo queste mutazioni che identificano la malattia oncogene addicted, il trattamento migliore è generalmente la terapia target, e qui la chemioterapia ha quindi un ruolo solo a fallimento delle terapie target. Ma nel microcitoma, ad esempio, la chemioterapia rimane il gold standard di trattamento, anzi il trattamento più importante. Parliamo di una malattia molto aggressiva e probabilmente proprio per questo è anche altamente chemiosensibile. Lo è sia quando è in stadio limitato, partendo dal presupposto che quasi mai un microcitoma possa essere operabile tranne stadi inizialissimi, ma di fatto quando abbiamo una diagnosi di microcitoma si è abituati a pensare che sia una malattia metastatica ab inizio. Quando però questo può rientrare in un campo di trattamento radioterapico, la chemioterapia, che generalmente prevede sempre due farmaci, che sono un platinoide e l'etoposide, può essere associata alla radioterapia, e qui l'intento è radicale. Purtroppo però, quando si ha diagnosi tumore del polmone, questo vale sia per il microcitoma che per il tumore a piccole cellule, nella stragrande maggioranza dei casi la diagnosi viene fatta in stadi avanzati. Qui quindi il trattamento è unicamente sistemico con intento palliativo e la chemioterapia può essere associata all'immunoterapia. Vedete i numeri: nel primo caso la sopravvivenza a 5 anni purtroppo è solo del 30%, in caso di malattia avanzata, qui la maggior parte dei pazienti, solo un paziente su 10 è ancora vivo. E questo, nonostante sia un brutto numero, è comunque un risultato straordinario per merito delle strategie di combinazione, perché fino a 3 anni fa meno del 3% dei pazienti affetto da microcitoma metastatico era vivo a 5 anni. Nei tumori non a piccole cellule, sarò rapidissimo, la chemioterapia ha un ruolo sia nel setting neoadiuvante, quindi preoperatorio, sia in quello adiuvante, quindi postoperatorio. E in entrambi i casi possono essere eventualmente associate all'immunoterapia, come diceva la professoressa Di Giacomo, o nel setting anche alla terapia target se vi sono mutazioni targettabili. Questo vale in realtà solo per una mutazione ad oggi. Nel 90% dei casi, forse l'80% oggi, comunque la diagnosi molto spesso viene fatta appunto anche in questo caso in malattia avanzata. Qui la chemioterapia ha quindi il ruolo palliativo, la stragrande maggioranza dei pazienti vengono trattati o con immunoterapia o con le terapie target. La chemioterapia nella malattia oncogene addicted può essere associata in taluni casi all'immunoterapia. Quindi possiamo concludere nel tumore del polmone come la chemioterapia negli stadi precoci contribuisca comunque a ridurre il rischio di recidiva di malattia e malattia avanzata, come possa invece prolungare di gran lunga la sopravvivenza dei pazienti. Ecco, per chiudere, diciamo, il cerchio del nostro campo di interessi, nel caso invece di tumore al seno, alla mammella, quali sono i casi in cui si consiglia o si opera con la chemioterapia? Ah, per le neoplasie mammarie mi piace presentare un altro tipo di dato, quindi nella mortalità, nell'incidenza, anche se sappiamo tutti che il tumore più incidente nel sesso femminile, che è ancora la principale causa di morte nel mondo tra le donne, ovviamente causa di morte per neoplasia, mi piace presentare questo dato, cioè la probabilità di guarire, quindi un dato assolutamente antitetico rispetto a quello del tumore del polmone. Noi oggi sappiamo che la probabilità di guarire dopo la diagnosi di tumore della mammella di circa il 66%, cioè la maggior parte delle pazienti con un tumore mammario può effettivamente guarire, e questo è un risultato straordinario, sicuramente per merito della prevenzione, ma anche delle terapie che contribuiscono al processo di guarigione. Anche qui vale quanto detto in precedenza: abbiamo imparato col tempo che non tutti i tumori mammari sono uguali, vale soprattutto una classificazione molecolare che ci permette di distinguere quattro diversi classi di tumori mammari.
mammari. Luminal A quando sono espressi recettori ormonali e non è espresso un particolare gene LER2 che di fatto ha rivoluzionato lo scenario di cura e c'è un basso indice di proliferazione, quindi sono tumori tendenzialmente meno aggressivi. Luminal B è come Luminal A, ma c'è un alto indice di proliferazione. Poi ci sono i tumori R2 positivi e poi ci sono, cioè quelli in cui è espresso spesso amplificato questo gene, e poi ci sono invece i cosiddetti tumori triplo negativi, quelli un po' più aggressivi prognosticamente e severi, dove non sono espressi nei recettori ormonali né LER2. Perché questo? Perché cambia ovviamente la terapia. Nel caso dei luminali possiamo anche godere dell'ormonoterapia e degli inibitori delle cicline, nel caso dei tumori R2 positivi possiamo godere di anticorpi efficaci, nel caso degli triplo negativi, come detto in precedenza, abbiamo assistito all'avvento anche dell'immunoterapia, ma l'unico regime di trattamento che ha un suo ruolo in tutte e quattro le classi di neoplasia mammaria è per l'appunto la chemioterapia. Quindi ad oggi la maggior parte delle pazienti affette da tumore mammario effettivamente riceve un trattamento chemioterapico. Piccola precisazione, e questo vale anche per i tumori del polmone: non tutti i pazienti con diagnosi di tumore del polmone o della mammella devono ricevere necessariamente un trattamento sistemico, ad esempio in stadi ultra precoci è sufficiente la chirurgia, ma in ambito effettivamente della neoplasia mammaria la chemioterapia spesso si integra anche alla chirurgia o alla radioterapia negli stadi precoci o nel setting neoadiuvante, quindi prima dell'intervento, o nel setting adiuvante, generalmente con regimi di chemioterapia che contengono le antracicline, la famosa chemioterapia rossa, quella che purtroppo è effettivamente altamente alopecizzante, poi seguito invece dai trattamenti con Taxani. Ed è un trattamento che può essere associato variamente all'ormonoterapia piuttosto che agli anti-HER2, all'immunoterapia, a seconda appunto della biologia molecolare. Nella malattia invece avanzata, la chemioterapia continua ad avere un ruolo palliativo fondamentale. Ciò che cambia rispetto al tumore del polmone è che se nel tumore del polmone, quello è un tumore molto più aggressivo, abbiamo pochi agenti chemioterapici realmente efficaci, nella neoplasia mammaria invece ci sono molteplici agenti chemioterapici e multiple linee di trattamento che contribuiscono tutte ad allungare di gran lunga la sopravvivenza, raggiungendo numeri mai visti prima. Se la maggior parte delle donne, oltre il 90%, con diagnosi di neoplasia mammaria in stadio precoce guarisce nell'ambito, se le mettiamo tutte insieme, anche le pazienti metastatiche, si arriva a una sopravvivenza oltre 5 anni in oltre l'80% dei casi. Ecco, un'ultima domanda per concludere, una domanda diciamo di prospettiva, di futuro. E naturalmente la prospettiva è quando si parla di cancro è molto importante ed è importante per tutti, non solo per i pazienti, perché il cancro ci riguarda tutti, come recita l'incipit del piano europeo di lotta contro il cancro da cui origina questo ciclo di webinar. Lei ha un po' relativizzato anche, diciamo, questa immagine della chemioterapia come appunto una terapia particolarmente tossica ed invadente, pur non negando ovviamente gli effetti che essa produce. Allo stesso tempo, credo di doverle, mi sento di chiederle se l'avvento di nuove terapie, come quelle che ci sono state illustrate prima dalla professoressa Di Giacomo, l'immunoterapia o le terapie target, possono far immaginare nel futuro più o meno prossimo un minor ricorso alla chemioterapia, oppure se nel breve, nel medio periodo, forse anche nel lungo, questa terapia rimarrà, diciamo, nel ventaglio delle opzioni a disposizione degli oncologi per curare questa malattia, questa patologia. Guardi, le rispondo mostrando una slide che in realtà utilizzo quasi sempre nelle mie relazioni, che nella fattispecie ha a che vedere con il progresso terapeutico che si è registrato nel tumore del polmone, le evoluzioni terapeutiche registrate negli anni. Effettivamente la chemioterapia è stato il trattamento principale dal punto di vista medico delle neoplasie, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a quella che io ho ribattezzato una revolution, cioè una rivoluzione terapeutica con l'avvento delle terapie target e dell'immunoterapia, facendoci credere o presagire che
effettivamente un ruolo sempre più marginale da parte della chemioterapia. Ed effettivamente oggi, grazie a queste terapie, molti pazienti si risparmiano un trattamento chemioterapico a favore di terapie più innovative, più efficaci e anche meno tossiche, ma quello che poi abbiamo osservato è che in realtà la chemioterapia può essere favorevolmente associata sia alle terapie target quanto soprattutto all'immunoterapia. Con l'immunoterapia, come ci diceva la professoressa Di Giacomo prima, noi abbiamo imparato che l'immunoterapia effettivamente può aumentare la sopravvivenza dei pazienti oncologici quando questo è efficace, ma a oggi purtroppo solo una minoranza dei pazienti ha risposte durature a questi trattamenti. Quando ci si associa alla chemioterapia, in taluni casi riusciamo ad aumentare effettivamente le sopravvivenze. Perché? Perché i tumori purtroppo sviluppano resistenza e soprattutto perché sono estremamente eterogenei, quindi magari ci sono cloni cellulari che rispondono a uno specifico trattamento e altri invece che sono assolutamente resistenti. Quindi combinando insieme strategie di cura differenti, quali possa essere l'immunoterapia e la chemioterapia, se ne sfrutta un razionale additivo, cioè noi aggiungiamo probabilità di efficacia, ma anche sinergico, perché la chemioterapia sembra poter rendere maggiormente immunogenico determinati tipi di neoplasia. Questa non è fantascienza, non è neanche solo teoria, bensì è pratica clinica, perché le evidenze ci sono, noi le strategie di combinazione lo facciamo sia nel tumore del polmone, ho preso solo uno degli studi di combinazione, per i non addetti ai lavori vedete sull'asse in ascisse il tempo e sull'asse delle coordinate invece in percentuale il numero di sopravviventi, la curva viola è la curva di pazienti affetti da tumore del polmone metastatico, che in Maria hanno ricevuto soltanto la chemioterapia, la curva direi quello essere un azzurro verdognolo, quella insomma più chiara, in cui invece i pazienti hanno ricevuto la chemioterapia associata all'immunoterapia. Come vedete, la strategia di combinazione è più efficace. A 5 anni è vivo il 20% dei pazienti, che è circa il doppio di quelli che invece hanno ricevuto la sola chemioterapia. Questo non vale solo per il tumore del polmone, ma vale anche per i tumori mammari tipo negativi, in cui effettivamente anche qui la strategia di combinazione è diventata pratica clinica perché dà dei benefici in termini di sopravvivenza globale. In futuro quindi vediamo sicuramente maggiormente strategie di combinazione, non solo con l'immunoterapia, ma anche con altre strategie di cura antitumorali. Questo vale e in realtà già presente e futuro prossimo. Più in là nel tempo probabilmente vedremo anche nuovi agenti chemioterapici. Si parla anche delle cosiddette sopramolecole. Quello per me stesso che faccio oncologia sembra quasi fantascienza, perché si tratta di andare ad aggregare specie chimiche diverse attraverso legami intermolecolari, e aspettiamo anche i prodotti delle nanotecnologie, dell'ingegneria biomedica, che sembrano effettivamente poter produrre particelle in grado di veicolare anche gli agenti chemioterapici, dandone quindi un'azione molto più selettiva nei confronti delle cellule tumorali e minimizzando gli effetti collaterali. Dove stiamo arrivando? Lei ce l'ha detto, è scritto più volte nel razionale di questo webinar. Il cancro ci riguarda tutti, continuerà a riguardarci tutti. Per fortuna la chemioterapia no, nel senso che molti pazienti probabilmente non riceveranno la chemioterapia a favore di terapie innovative, ma oggi il ruolo della chemioterapia è ancora molto importante e lo sarà secondo me ancora per molto tempo, sperando che sia un ruolo sempre più marginale in futuro a favore di terapie più efficaci e meno tossiche. Già oggi stiamo andando verso che quella viene definita la terapia personalizzata. Ora mi spiace finire la relazione con un'immagine di teste appese, ma dà sostanzialmente l'idea: non c'è più un unico trattamento per le neoplasie, ma ogni paziente può ricevere un trattamento che può essere quanto mai diversificato sulla base di quelle che sono le caratteristiche biologiche del tumore, ma anche fattori clinici di microambiente tumorale e via via dicendo. Vi Sì, ringrazio e vi ringrazio enormemente per questo. credo che questa personalizzazione sia il segno dell'evoluzione, diciamo, che questi trattamenti stanno compiendo nel tempo. La ringrazio infinitamente per la nitidezza del suo intervento.
che è stata veramente molto molto puntuale e molto molto interessante, ha dato un grande contributo a questo webinar e all'intero ciclo. Grazie veramente, la prego se è possibile di rimanere con Grazie a noi, lei. la prego se è possibile di rimanere Certo. con noi per alcune domande. Io ne avrei una in mente, ma naturalmente darò la precedenza a domande che proverranno dal pubblico. E adesso introduco la terza relatrice, come amano dire gli italiani, soprattutto gli italiani, last but not least, ovvero la dottoressa Paola Raschielli della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Ringrazio moltissimo anche lei per dedicarci il suo tempo. E le cedo la parola per illustrarci quello che fa, diciamo, la struttura in cui Eccoci. lavora, che come ho detto nella mia introduzione è uno dei partner associati per la disseminazione di questo ciclo di webinar e anzi colgo l'occasione per ringraziarla anche di questo. Prego, dottoressa. Sì, abbastanza bene. Prosegua e così capiremo meglio. Comunque mi sembra di sì, prego. Ecco, buongiorno a tutti e spero che mi sentiate bene. Ok, allora, sì, vi ringrazio intanto per l'invito, per l'opportunità di essere al fianco di questa iniziativa di formazione, di educazione alla prevenzione oncologica e anche grazie all'opportunità di presentare la nostra Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Alcune parole per presentare questa nostra struttura. Noi nasciamo nel 1994 come Policlinico Universitario Campus Biomedico nella zona prenestina di Roma, quindi nella zona nel est della capitale, dove attualmente è ancora attivo, già dai primi anni 2000, un polo di radioterapia oncologica, proprio per servire quella zona di Roma e rispondere al fabbisogno di cure oncologiche dei pazienti di quel quadrante della città. In verità, poi nel 2008 ci siamo trasferiti nella sede che vedete illustrata nell'immagine proiettata. Ci troviamo in questo campus universitario nella zona invece sud di Roma, nel quartiere di Trigoria. Quello che vedete è il nostro policlinico universitario che è immerso nel parco di Decima Malafede e che è immerso nel campus universitario che comprende anche l'Università Campus Biomedico di Roma, con cui ovviamente il Policlinico Universitario collabora strettamente per la formazione degli studenti di medicina e delle professioni sanitarie e per la formazione anche degli più o meno 600 specializzandi. Dal 2022, da gennaio del 2022, ci siamo costruiti come Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico che gestisce proprio operativamente il policlinico, la cui gestione prima era affidata all'università. Questa costituzione come Fondazione Policlinico ci apre verso un percorso di riconoscimento come IRCCS, quindi come Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, che presumibilmente dovremmo ottenere nel 2025. Oggi il nostro policlinico comprende oltre 60 unità operative, 8 reparti di degenza che sono organizzati non per unità cliniche, ma organizzati per intensità di cura. Abbiamo quasi 400 posti
letto di cui 348 accreditati SSN e quindi eroghiamo prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche prestazioni in tariffa MICA, che è una sorta di tariffa agevolata laddove i tetti regionali non riescono a soddisfare tutto il fabbisogno, e poi abbiamo anche prestazioni che vengono erogate anche in regime privato ed assicurato. Nell'immagine che vedete, vedete anche un eliporto, e lì dal 2020 è stato attivato un DEA di primo livello, un pronto soccorso che nel periodo del Covid è stato convertito in Covid Center per poi essere riconvertito in pronto soccorso, e fanno parte poi della struttura del policlinico. E non si intravedono bene in questa immagine, ma vi posso dire che a poche centinaia di metri dalla sede centrale del policlinico c'è anche un centro per la salute dell'anziano che sorge nella parte dei terreni donati agli inizi degli anni 90 da Alberto Sordi, che voleva che fosse creata una struttura dedicata proprio all'anziano, e qui vengono svolte attività cliniche, ma anche attività di valorizzazione dell'anziano attraverso attività che coinvolgono gli anziani quotidianamente, quindi in attività intellettuali, motorie, culturali, manuali, eccetera. Dal 2020 abbiamo anche un centro di cure palliative che eroga un'assistenza sia in hospice sia in assistenza domiciliare, e quindi questo è, diciamo, un po' il quadro complessivo della nostra struttura, che ha anche attivato nella zona centrale di Roma, in prossimità di Villa Borghese, un poliambulatorio di Porta Pinciana, proprio per raggiungere anche un'utenza romana più facilmente. Alcuni numeri: nel 2022 abbiamo avuto oltre 17.000 ricoveri, 1.400.000 prestazioni ambulatoriali, quasi 15.000 interventi chirurgici, e tutta la nostra realtà comprende quasi 1.800 persone. Ci siamo dotati di apparecchiature molto all'avanguardia, soprattutto in ambito robotico. Ci stiamo caratterizzando anche come centro di alta specializzazione robotica per interventi soprattutto in ambito urologico e di chirurgia generale e ortopedico. Però mi vorrei focalizzare, ovviamente, sui temi del seminario sul fronte prettamente oncologico, e vorrei dire che dal 2011 la nostra fondazione Policlinico ha attivato un ambulatorio open di senologia che è accessibile senza prenotazione 2 giorni a settimana, lunedì e giovedì al mattino per un paio d'ore, ed è accessibile con una prescrizione del medico di medicina generale. E questa è un'attività che appunto dal 2011 riesce a intercettare tutte quelle che possono essere delle possibili, come dire, rischi di sviluppare un tumore mammario. Quindi le pazienti che hanno un sospetto o che hanno una prescrizione del medico di base per sospetta neoformazione mammaria possono rivolgersi tranquillamente a questo ambulatorio, appunto senza prenotazione. E, visto il successo poi di questa iniziativa, che è coordinata dalla Breast Unit, quindi da questa realtà multidisciplinare che si fa carico della paziente dal momento della diagnosi fino a tutto il trattamento, l'eventuale intervento chirurgico, le cure oncologiche e eventualmente anche la ricostruzione mammaria. Ecco, visto il successo di questa iniziativa, è stato attivato anche un
ambulatorio open per le neoplasie del colon retto, in questo caso, anche in questo caso si accede con la semplice prescrizione del medico di base, ed è un ambulatorio aperto una volta a settimana, il mercoledì, e recentissimo, a settembre, è stato aperto anche un ambulatorio open per la chirurgia toracica, quindi per pazienti che hanno dei noduli polmonari sospetti. Ecco, quindi c'è un'attenzione molto al tema della prevenzione, al tema della diagnosi precoce. Sul fronte polmonare abbiamo anche dal 2011 attivo un programma di screening del tumore del polmone che offre gratuitamente ai fumatori di età compresa tra i 55 e i 75 anni un TAC spirale a basso dosaggio, e questo ci permette di anche qui di lavorare molto in anticipo sul tema della prevenzione, che più volte è stato sottolineato anche in questi webinar, è fondamentale. Sempre sul fronte oncologico ci occupiamo anche di diagnosi e cura dei sarcomi dei tessuti molli. Nel 2021 abbiamo ricevuto un accreditamento EURACAN, quindi un accreditamento a livello europeo, e siamo riconosciuti come centro EURACAN e centro di riferimento per il centro sud. Poi abbiamo ovviamente due poli di radioterapia oncologica, il primo quello nella zona prenestina che vi dicevo prima all'inizio, dove è rimasto questo nostro questa nostra presenza, e poi ovviamente il centro di radioterapia qui a Trigoria, che si avvale di due acceleratori lineari e una sala dedicata alla brachiterapia. Dal 2022, dall'anno scorso, abbiamo anche la medicina nucleare, quindi che completa un pochino il panorama dell'offerta sanitaria in questo senso. Una cosa anche molto carina che si svolge, soprattutto nel The Hospital oncologico, è l'esperienza della musicoterapia. Abbiamo delle musicoterapiste presenti in sede stabilmente, che appunto intrattengono i pazienti che sono sottoposti alle cure chemioterapiche e nel The Hospital oncologico appunto attraverso la musica. Ovviamente tutto il tema della ricerca ovviamente va avanti ed è importante, soprattutto in ambito oncologico, mi focalizzo su questo aspetto. Lo scorso anno ben 26 studi in oncologia medica e 6 in chirurgia colorettale e 4 di radioterapia oncologica hanno vinto dei finanziamenti europei, quindi la ricerca ovviamente va avanti a sostegno della cura. Il nostro policlinico, peraltro, è stato accreditato da Joint Commission International, che è un ente internazionale che accredita e certifica la qualità delle cure e la sicurezza delle cure. Quest'anno abbiamo ottenuto il quarto riconoscimento da parte di Joint Commission International, è un accreditamento triennale che abbiamo iniziato ad ottenere nel 2014, e questo ci dà ci aiuta anche a concentrarci sempre sulla qualità dell'assistenza che forniamo ai nostri pazienti. Si tratta di rispondere in questi accreditamenti a oltre 1200 elementi misurabili e 300 standard di qualità, e quindi per noi è un motivo di soddisfazione da un certo punto di vista, ma di garanzia di poter offrire ai pazienti un'assistenza di qualità, assistenza di qualità che è anche dettata dai protocolli che seguiamo, dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, cosiddetti PDTA, nell'ambito oncologico ne abbiamo attivi 8, tra cui anche per il tumore della mammella, il tumore polmonare, anche i sarcomi, i tumori della pelle, il tumore della prostata, del pancreas e del fegato. Quindi anche
poter attivare questi percorsi e anche dei protocolli per poter garantire un recupero anche post-operatorio ai pazienti che permetta di poter tornare ad una vita normale il più presto possibile è una delle nostre priorità. E tutto questo è molto collegato anche all'idea di cura che noi abbiamo nel policlinico. La cura non è solo curare la patologia, ma prendersi cura della persona in tutti i suoi bisogni. Bene, ringrazio moltissimo anche la dottoressa Raschielli per questa illustrazione molto molto precisa e puntuale di quello che fa il campus in cui lavora. Molte grazie anche a lei. Adesso abbiamo concluso gli interventi dei nostri tre relatori e abbiamo spazio per le domande. Ve ne sono già alcune in chat. Pregherei la professoressa Di Giacomo di rispondere, perché ve ne sono alcune che la interpellano direttamente. Un attimo di tempo, perché la professoressa Di Giacomo deve poter intervenire. Bene, ecco, rieccoci, spero mi sentiate bene. Allora, vedevo appunto, erano, diciamo, state rivolte delle domande alla mia presentazione, in particolare una prima, appunto, a cui avevo accennato, insomma, sul termine della presentazione, e giustamente relativa al fatto di perché alcuni tumori non rispondono. Ora, diciamo, i motivi, come accennavo, del perché, per esempio, l'esempio è stato molto calzante del tumore del pancreas, sia un tumore meno responsivo, e perché, dicevo, rispetto agli altri tumori di cui abbiamo discusso, le caratteristiche del sistema immunitario sono più sfavorevoli, ma in più, ecco, quello che stiamo comprendendo e quindi cercando di disegnare degli studi che utilizzino strategie di combinazione e cercare di rimuovere quel microambiente immunosoppressivo che invece caratterizza per esempio il tumore del pancreas. Ecco, questo chiaramente non è facile, però si sta lavorando molto in questo senso, e un po' come accennava anche il dottor Russano, in generale la strategia di sviluppo in oncologia è basata, viste le conoscenze, proprio sulle caratteristiche genetiche e molecolari dei tumori, di combinare tante delle strategie che abbiamo a disposizione, ma anche di identificarne delle nuove. E questo però tornando un pochino al letto del paziente, quindi cercando di comprendere meglio, caratterizzare meglio proprio le caratteristiche del sistema immunitario, ma anche del tumore stesso, proprio per trovare la strategia migliore. Ancora un'altra domanda era legata a come scegliamo di combinare chemioterapia e immunoterapia. Ora, in realtà lo sviluppo, diciamo, dei farmaci è stato legato chiaramente a qual era il ruolo nella singola patologia della chemioterapia. Ecco, vi postavo l'esempio del melanoma: la chemioterapia ha funzionato pochissimo, quindi dall'inizio, a parte un primo studio, abbiamo abbandonato l'utilizzo della chemioterapia. Nel tumore del polmone o della mammella queste strategie chiaramente riescono, un po' come ci ha dimostrato anche Marco, a controllare la malattia in molti soggetti. Quindi è chiaro che, partendo sempre dalla malattia metastatica, si è cercato di, diciamo, disegnare degli studi, anche qui cercando di capire quali sono quelli che, diciamo, meritano anche la chemioterapia in combinazione all'immunoterapia. E diciamo, l'esempio del polmone, ma anche quello della mammella, oggi porta a utilizzare una combinazione, proprio perché, diciamo, in particolare in quei soggetti in cui andiamo a ricercare come caratteristica, per capire se l'immunoterapia da sola può funzionare o meno, che è l'espressione di PD-L1, cioè della proteina a cui va a legarsi, diciamo, il nostro anticorpo, e che, se poco espressa, ci dà l'idea che il sistema immunitario di per sé non è particolarmente prono, diciamo, anche ricevendo un trattamento di immunoterapia, ad attivarsi in modo efficace. Da qui, ecco, ovviamente l'utilizzo di combinazioni che effettivamente hanno dato ragione dell'efficacia di queste due strategie, che, ripeto, da un lato ci consentono di ottenere spesso in pazienti che sono anche sintomatici una regressione più rapida della malattia, al tempo stesso, con l'aggiunta poi della chemioterapia, come dicevo, riuscire
riusciamo a impattare poi sulla sopravvivenza mantenendo questo beneficio più a lungo termine. Quindi questo ha dato ragione in questi anni di queste combinazioni. L'ultima domanda era relativa a se utilizziamo l'immunoterapia in presenza di metastasi. Sì, chiaramente lo sviluppo di qualunque strategia in oncologia parte sempre dalla malattia metastatica per poi, come dicevo, spostarsi nelle fasi più, diciamo, precoci. Chiaramente, ecco, la presenza di metastasi, che purtroppo è tipico in tanti tumori, a volte anche al momento della diagnosi, però viene condizionata dal tipo di tumore. Quindi chiaramente, eccetto l'esempio che vi riportavo dei tumori che hanno un'alta instabilità dei microsatelliti, possiamo trattare con l'immunoterapia, per gli altri tipi di tumori chiaramente anche in presenza di metastasi la scelta era chiaramente legata all'istotipo del tumore. Ecco, quindi spero di aver risposto alle domande. Bene, sì, vi ringrazio allora ancora dell'attenzione e della partecipazione. Grazie. Sì, molte grazie alla professoressa Di Giacomo. Purtroppo per un problema tecnico la professoressa Di Giacomo non mi ascolta, non mi sente, cioè, però desidero ringraziarla comunque per essere stata qui con noi. Ricordo, l'ho già detto nella mia introduzione, che la professoressa Di Giacomo ci sta parlando dagli Stati Uniti con un fuso orario diverso, quindi ha fatto, diciamo, uno sforzo aggiuntivo per essere con noi, e di questo le siamo veramente tutti molto molto grati. Non so se il dottor Russano vuole aggiungere qualcosa rispetto alle domande che sono state formulate. Avrei poi io una domanda per lui. Ora, io non sono un oncologo e nemmeno un medico, quindi la mia domanda sarà probabilmente un po' naif, e me ne scuso fin da ora. Però il dottor Russano ha nella sua slide conclusiva ha parlato di una rivoluzione che è occorsa negli ultimi tempi nell'oncologia. Ecco, una cosa che mi sono chiesto, ascoltando anche i precedenti webinar e un po', diciamo, leggendo qualcosa, ma in maniera evidentemente molto, molto amatoriale, se così vogliamo dire, è se gli avanzamenti nel campo della lotta al cancro debbano essere necessariamente collegati a processi lenti che si sedimentano nel tempo e che producono poi un risultato conclusivo, oppure, come mi pare di aver capito, forse anche nel caso della chemioterapia, ho letto qualcosa, ho letto un'intervista a Burioni sul Corriere della Sera domenica scorsa, in cui un po' accennava a questo tema, ovvero se questi sviluppi spesso non siano anche frutto, non dico del caso, ma di scoperte improvvise, non necessariamente legate alla oncologia, non necessariamente frutto appunto della lenta sedimentazione di studi, e se quindi non ci sia anche questo duplice binario attraverso il quale si arriva a scoperte di nuove terapie o di nuovi modi per curare il cancro, i tumori, ovvero frutto di un lungo, diuturno, lento processo, oppure generati appunto da eventi anche improvvisi, inattesi, che rinnovano all'improvviso le conoscenze, che poi è quello che si è verificato in alcuni campi della medicina, quando alcune scoperte fondamentali sono avvenute un po' per caso anche, o comunque studiando cose che erano diverse rispetto a quelle su cui possono state effettivamente applicate queste scoperte. La ringrazio per la domanda, che tu mi sembra tutt'altro che naif in realtà, perché ce ne sono di scoperte del tutto casuali che poi hanno rivoluzionato il mondo terapeutico, anche in oncologia. Io posso citare un paio di esempi, come l'imatinib nel trattamento dei sarcomi, una molecola non destinata a quello scopo, che ricorda un po' la storia della penicillina, no? Così come delle scoperte a posteriori, ad esempio volendo ricorrere al tumore del polmone, le terapie target nel tumore del polmone, che poi, come abbiamo visto, sono state la prima rivoluzione terapeutica,
dopo la chemioterapia, sono state scoperte quando si è visto che in uno studio non disegnato con quello scopo, una popolazione, una nicchia, una popolazione dei pazienti rispondevano straordinariamente bene ad un farmaco inibitore di EGFR. E si è scoperto che i tumori di quei pazienti esprimevano una particolare mutazione genica. Da lì poi tutta l'evoluzione scientifica sui target molecolari, EGFR e quant'altro. È ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi non è il caso a fare la scienza. E i processi lenti ci sono, ci devono essere, e le scelte anche su quali debbono essere le evoluzioni scientifiche devono essere estremamente ponderate e fondate generalmente almeno su un razionale biologico. Ciò che purtroppo è lento generalmente è poi l'immissione in commercio del farmaco, però parliamo di terapie salvavita che devono passare attraverso studi di fase 1, di fase 2, di fase 3, quindi studi che rispettivamente devono documentare l'attività del farmaco, poi la sicurezza e poi l'efficacia rispetto a uno standard terapeutico, e poi c'è tutta la problematica di quello che è l'iter approvativo che purtroppo in Italia non sempre è così immediato, quindi generalmente il farmaco arriva nei nostri ospedali troppo in là rispetto all'evidenza scientifica. Ciò che le rivoluzioni terapeutiche si stanno realizzando in oncologia in realtà porta con sé anche delle rivoluzioni burocratiche, perché noi non possiamo permetterci di aspettare anni per dare un trattamento così tanto innovativo a un paziente oncologico, specie quando questo trattamento ha delle prove di efficacia impressionanti. E così le aziende, gli enti legislativi si stanno muovendo attraverso una serie di meccanismi regolatori, non solo che portano all'accesso allargato ai farmaci o anticipato rispetto alla conclusione dell'iter approvativo. Qui l'uso compassionevole, ora non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma oggi andiamo più rapidi rispetto al passato, che da una parte va bene perché riusciamo a fare in Italia come in America la terapia che vogliamo al nostro paziente, dall'altro richiede la massima attenzione perché molto spesso non si riesce a stare neanche appresso. Quando è stata identificata l'immunoterapia come una rivoluzione terapeutica, noi molte cose le abbiamo scoperte dopo, anche i biomarcatori. Noi appena abbiamo potuto abbiamo fatto l'immunoterapia a tutti e poi ci siamo accorti che non tutti rispondono. Ora stiamo cercando di capire quali sono i biomarcatori. Il caso sì, ma sono un uomo di scienza e è un principio dal No, quale riesco a distanziarmi più di tanto, specie in oncologia. certamente, assolutamente. Bene, non mi sembra che ci siano altre domande. Allora, molto rapidamente, ma sentitamente, siamo tutti molto grati alla professoressa Di Giacomo, al dottor Russano e alla dottoressa Raschielli, perché hanno dato veramente un contributo di grandissimo livello, tutti e tre, al nostro webinar, e quindi li ringrazio veramente di cuore per la loro partecipazione. Ripeto, a nome di tutti gli organizzatori di questo ciclo di webinar. Mi permetterete anche di ringraziare molto il dottor Gianluca Affinito, o Affinito, mi scuso per la, non so dove cada l'accento. E la dottoressa Gasbarro, Giorgia Gasbarro, per il grande impegno e la grande capacità che hanno avuto di aiutarci a coordinare questi lavori, a risolvere qualche problema tecnico. E poi, non meno importante, ringrazio moltissimo anche tutti coloro che hanno partecipato, parlo del pubblico, a questo webinar. E do loro appuntamento alla settimana prossima, giovedì 16 novembre, quando rilancio di nuovo il webinar prossimo, parleremo dell'importanza di una corretta alimentazione nelle fasi di prevenzione e di cura dei tumori. Grazie a tutti voi e a presto, arrivedervi.